La maggior parte degli aerografi moderni è costituita in ottone, che viene poi immerso nella cosiddetta bagna galvanica, ovvero nella cromatura. Le uniche parti in acciaio sono l'ago, qualche piccolo componente all'interno come la molla, e l'ugello, che non è in acciaio ma è una lega. A volte la cromatura si consuma, soprattutto dove impugni l'aerografo e all'interno del serbatoio, lasciando intravedere il giallastro dell'ottone con cui è costituito l'aerografo. Quando guardando dentro al tuo serbatoio tu vedi l'ottone all'interno, non preoccuparti, è una cosa abbastanza normale il fatto che all'interno la cromatura venga via. Devi solo tenere un po' più pulito l'aerografo perché l'ottone, essendo più poroso, trattiene residui di colore. Spero che ti sia stato d'aiuto questo video. Ti saluto, alla prossima. Ciao!